Presidente, buonasera, una bellissima assemblea questa sera, e benvenuti alla lunga notte delle chiese. E iniziamo questa serata, vorrei presentare un musicista di grande talento e che promette molto bene, Edoardo Mari, che è nato nel 1999, si approccia sin dall'infanzia al pianoforte dimostrando da subito spiccate doti musicali. Ha iniziato i primi studi presso la Scuola di Musica del Monteverdi a Sermide, dove concluderà l'esperienza con l'ultimo anno di pianoforte, seguito col maestro Jacopo Salieri. Dopo aver intrapreso lo studio dell'organo da autodidatta, nel 2019 viene ammesso nel triennio accademico presso il Conservatorio Campiani di Mantova, dove è attualmente laureato nella classe del maestro Federica Iemnella. Ha seguito corsi di perfezionamento con vari maestri, tra i quali si annoverano Rostov Stimmig, Simon Weber, Ludger Lohmann, Wolfgang Zerer, nell'ambito dell'improvvisazione, ma anche della letteratura italiana e tedesca. Ha prestato servizio come organista in diverse parrocchie della diocesi di Adelrovigo e di Mantova, tenendo numerosi concerti in diverse città italiane. E nel 2022 è vincitore del primo premio al Platina International Music Festival, svoltosi nella città di Piadene. E lo diamo un benvenuto a Edoardo Mari per iniziare la serata. Un po' più antica, quindi l'organo italiano classico rinascimentale.
essendo pure un buono strumento sui 6-700. Andando avanti, una elevazione, un sol minore, di un anonimo Emiliano del XVIII secolo, ascrivibile a padre Giovan Battista Bartini, quindi siamo a Bologna, e probabilmente questa elevazione è pure sua, essendo contenuta in un faldone di composizione di padre Martini. E proseguiremo poi con Cavazzoni e l'inno Ave Maris Stella, essendo ancora appena usciti dal mese mariano, abbiamo qualche strascico e appunto intonerò il versetto gregoriano e poi vi farò ascoltare questa realizzazione di un mottetto appunto per tastiera, perché in realtà non possiamo dire fino al 700 un repertorio per organo, un repertorio per clavicembalo, erano strumenti da tasto, quindi tutto si poteva bene o male suonare sia in uno che nell'altro. Girolamo Cavazzoni, detto anche Girolamo Turbino, e più raramente Girolamo da Bologna, comunque è stato appunto un grandissimo anche lui compositore italiano e precedente a Frescobaldi. È importante Cavazzoni perché operò soprattutto a Mantova nella corte dei Gonzaga. E io Mantova, come avete sentito, ho un forte legame, avendoci studiato, avendo mio padre che è appunto mantovano, quindi con Mantova ho un certo legame e mi piaceva appunto poterlo far rivivere anche a voi attraverso appunto le note di questo mottetto, questo inno. E poi il pezzo forte arriva alla fine, perché si sa che gli alcolici buoni si tengono sempre per le ultime, le cartucce buone sempre per le ultime. Stiamo parlando di Michelangelo Rossi, un compositore nel pieno barocco, nato a Genova nel 1602, morto poi nel 1656 a Roma. E siamo sempre più o meno sullo stesso stile compositivo di Frescobaldi, pur essendo comunque nato leggermente dopo. Comunque la scia è sempre quella, soprattutto anche geograficamente parlando, siamo lì. Ascolteremo questa toccata settima, che è una tra le più eseguite di questo autore, e dove l'ultima parte lascerà una piccola sorpresa, essendo tutta una parte cromatica. Non vi svelo altro, vi lascio una curiosità. Nel frattempo io ringrazio ancora e buon ascolto.
quadri e sculture raffigurano. Quadri e sculture raffiguranti immagini sacre, pontefici o santi, tutti di grande valore, sono stati rubati dalle chiese del nord Italia. A ritrovarli e restituirli ci ha pensato il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Torino, la riconsegna ufficiale al Polo Teologico. Si festeggia oggi uno degli esiti più propizi, il migliore fra tutti gli esiti, che vede la conclusione di un'indagine svolta dai Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale, e cioè la riconsegna alla collettività della fruizione dei beni culturali che erano andati dispersi nel corso dei decenni. Grazie ad un'attività di polizia giudiziaria che si è protratta per oltre 2 anni, l'Arma dei Carabinieri è riuscita a recuperare il maltolto. Noi qui abbiamo una serie importante di 17 dipinti e 2 sculture che provengono prevalentemente da furti perpetrati a danno di chiese della Lombardia e del Veneto. L'attività è stata resa possibile anche grazie non solo all'altissima professionalità del personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri, ma anche all'impiego dell'importante mezzo informatico costituito dalla banca dati dei beni illecitamente sottratti, che è la più grande banca dati esistente al mondo dedicata a questa tipologia di oggetti. Implicitamente siamo coinvolti in questa grande festa
perché queste opere, pur non appartenendo al nostro patrimonio culturale, sono state rinvenute nel nostro territorio e oggi sono state riconsegnate alle comunità da cui sono state sottratte anni fa. Adesso la riconsegna verrà ufficialmente dalle autorità militari, dei carabinieri, ai sindaci, alle comunità parrocchiali che sono nei territori appunto dove in altre parti d'Italia sono state sottratte. Purtroppo nessuna di queste opere rimarrà nel nostro territorio, ma il fatto di averle almeno oggi accolte in questo luogo ci ha permesso di gustarne tutta la bellezza e anche di poter magari desiderare di poterle rivedere nei luoghi in cui saranno custodite da adesso in avanti. Oggi siamo qui per recuperare queste due statue marmoree che sono state sottratte dalla chiesa di Casaleone, quindi la chiesa un po' centrale della comunità pastorale, nel novembre del 1991, con delle dinamiche ancora un po' nascoste, non sappiamo esattamente come sono state sottratte. In ogni caso, quando i carabinieri ci hanno chiamato per venire a recuperarle, si è rimasti un po' stupiti, perché dopo tutti questi anni, più di 30 anni, ormai ci eravamo anche dimenticati un po' di questa vicenda. Però abbiamo saputo che tante persone, soprattutto quelle adulte e anziane, si ricordano perfettamente di queste due statue, una dell'Immacolata Vergine Maria e una di San Giuseppe, si ricordano della presenza e di dove erano situate in chiesa, mentre i più giovani al momento non ricordano. Adesso oggi le riportiamo in parrocchia e poi decideremo insieme agli altri parroci, insieme al sindaco, come attuare un po' la modalità con cui le riporteremo poi all'interno della chiesa. Comunque è un momento di festa, siamo tutti entusiasti per questo ritrovamento ed è per la nostra comunità anche un momento di gioia, perché ritornano alla fede devozionale e alla pietà popolare di tutta la comunità intera. Questa è un po' la sintesi di quello che abbiamo vissuto il 30 maggio, abbiamo vissuto una cerimonia bellissima a Torino in cui siamo stati coinvolti tra le sette comunità in cui sono state restituite queste 17 opere d'arte, ed è stata un'esperienza molto molto bella, un'esperienza in cui con le amministrazioni comunali, le chiese, le parrocchie ci siamo trovati appunto a vederci restituite queste opere d'arte. E per me la vicenda inizia il 13 ottobre del 2021, ricevo una telefonata strana con il prefisso di Torino: sono un carabiniere di Torino e abbiamo ritrovato dei vostri quadri. Cado un po' dalle nubi perché insomma non sapevo che fossero stati trovati dei quadri. Chiedo ai miei archivisti e vanno a trovare che nel 1983 erano state rubate 14 tele e i ladri erano entrati da dietro lungo la sacrestia nella notte, poi hanno tirato via l'inferriata e di notte poi si sono portati via questi 14 tele che erano presenti in sacrestia, in cappella San Gregorio, e anche due quadri che erano qua nella prima colonna. E poi però dopo il 13 ottobre del 2021 non ho più ricevuto notizie di che cosa sia successo, non lo so. In realtà abbiamo scoperto il 30 maggio che appunto, avendo scoperto queste tele di San Bortolo, è partita da questa scoperta una serie di altri ritrovamenti che ha permesso di allargarsi fino a 17 tele, denominata proprio Operazione Pro Ecclesia. Dove sono state trovate queste tele? Sono state trovate da un antiquario di Torino, che sono state vendute lungo questi 40 anni, pensate, e in questi 40 anni hanno vissuto tante vite. Quindi ci sono ritornati anche in ottimo stato, perché erano nel mercato restaurati e poi le vedremo bene questo. E una vicenda che ha dato una speranza enorme, perché chi andava a immaginare che dopo 40 anni queste tele fossero state ritrovate. Devo ringraziare Don Dante, che aveva fatto denuncia, ma soprattutto che abbiamo avuto un archivio fotografico, quello è stato essenziale. Quelle foto con i moderni, adesso con la comparazione delle foto, delle immagini, in internet è possibile anche ritrovarli, e quindi questo è anche una documentazione fotografica, è davvero necessaria. Queste sette tele
sono quattro appartenenti a Giovan Battista Cromer. Cromer chi è? È un attore padovano di cui non si sa tantissimo, e ancora adesso, mi dicevo uno studioso di